Generale, quanto ossigeno viene sottratto alla criminalità organizzata agendo sui patrimoni? Oggi sempre di più di ossigeno, perché abbiamo perfezionato gli strumenti di investigazione patrimoniale, abbiamo messo a sistema delle procedure sempre più incisive e ci siamo resi conto che per sconfiggere le mafie bisogna anemizzare i flussi di finanziamento alle organizzazioni criminali. Ecco la ragione per cui oggi l'impegno soprattutto della Guardia di Finanza in questo settore è significativo. Solo nel 2011 sono stati 3,8 miliardi i beni, il valore dei beni sequestrati alle mafie da parte della Guardia di Finanza. Dal sequestro alla confisca qual è l'ingranaggio che si blocca più facilmente? Ma dal sequestro alla confisca è una procedura complessa, ci sono una serie di passaggi e ovviamente qual è la forza che noi possiamo dare al sequestro? Quello di renderlo sempre più forte ed adeguato al vaglio del contenzioso. Le indagini all'estero quanto si rivelano difficili? Le indagini all'estero si rivelano difficili nella misura in cui entriamo in collegamento con una serie di stati nei quali è più ardua la collaborazione con il profilo rogatoriale o sul piano dell'attività di polizia. Però devo dire che oggi sempre di più c'è un'apertura verso la collaborazione e noi spingiamo in questo senso, tant'è vero che abbiamo costituito all'estero 12 esperti nazionali che ci aiutano moltissimo in questa opera di collaborazione con gli stati esteri. Sul delitto del riciclaggio come si è evoluta la normativa? Bene dal punto di vista della prevenzione, nel senso che è più difficile introdurre il denaro nel circuito economico legale, insufficientemente dal punto di vista della repressione, perché gli strumenti normativi che abbiamo non sono completi, ci manca l'autoriciclaggio, che invece è uno strumento fondamentale per il quale la Direzione Nazionale Antimafia, la Banca d'Italia e tutti quelli che sono competenti nel contrasto al crimine organizzato invocano il Parlamento per un intervento che ancora però non vediamo. Ci sono dei portatori di interessi in negativo nelle istituzioni in questo senso? Questo non si può dire, ci sono delle resistenze in parte giustificate dalla dottrina e in parte francamente non comprensibili. In un momento nel quale lo Stato sta facendo uno sforzo enorme per l'attacco ai patrimoni criminali, ai patrimoni mafiosi, avere uno strumento come quello dell'autoriciclaggio è indispensabile per poter arrivare a un indebolimento definitivo delle strutture mafiose. Ora invece lo strumento d'indagine più efficace quale si è rivelato? Oggi noi riusciamo a individuare gli appartenenti alle associazioni mafiose ma anche i patrimoni di questi soggetti e non c'è dubbio che il sistema delle misure di prevenzione italiano è un sistema all'avanguardia.